Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, un altro episodio di Non Vedo L'Ora con dei giochi, altri giochi presi dalla mia lista dei desideri, giochi che usciranno prossimamente. Tra questi, Tools Up. Ho voluto portare qualcosa di un po' diverso, non serioso, non simulativo, non survival, e questo è un gioco cooperativo un po' sulla falsariga di Overcooked, dove dovremo sistemare le case, pulirle, e sarà divertentissimo con amici arredare, installare tappezzeria piuttosto che mobili e quindi preparare le case, ristrutturare le case in compagnia degli amici. Uscita prevista per la fine dell'anno, fine del 2019, e non si sa il prezzo, ma si sa che sarà in italiano, o almeno si spera. Altro gioco, Save the Forest. Ringrazio Argonaut per avermelo consigliato, è molto attuale come gioco, sarà in italiano, non si sa quando uscirà, però sarà un gioco senz'altro interessante perché dovremo pulire la valle, quindi andare all'interno della foresta e ripulire tutta la plastica che troviamo. Un gioco un po' di nicchia forse, però assolutamente educativo. Bisogna capire proprio perché potremmo trasportare la roba, potremmo gestire magari anche la nostra zona personale. Vedete, si possono fare un sacco di cose e potremmo trovare addirittura tanta roba interessante che poi potremmo vendere, oppure la potremmo riutilizzare per arredare il nostro rifugio. Potremmo anche costruire, usare dei pezzi per costruire delle cose. Qua si vedono delle casette per uccelli piuttosto che alveari. Ci sono anche incendi, dovremmo spegnerli. Sembra un gioco piuttosto educativo e soprattutto interessante. Vedete che qua c'è anche la raccolta differenziata. E ultimo gioco di questa rubrica, Inquisitor: The Hammerhold Witches. Un gioco sull'Inquisizione, un gioco anche questo in italiano, con sottotitoli in italiano, uscirà presto, ma non si sa quando. Gestiremo il nostro, diciamo, ruolo di inquisitore, dove potremo decidere che cosa fare ai sospetti, ai sospettati, anzi, potremo raccogliere centinaia di diverse prove per compiere la nostra missione, espandere il nostro quartier generale, parlare ai cittadini dei loro problemi, sentire i gossip, in pratica condurre no, noi stessi le investigazioni in rappresentanza dell'Inquisizione, quindi dovremmo risolvere i casi anche finendoli con una brutale esecuzione a tortura, insomma, per trovare la verità. Molto particolare, soprattutto controverso quest'ultimo gioco. Ragazzi, fatemi sapere anche questa volta che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e io vi saluto e vi rimando al prossimo Non Vedo L'Ora. Alla prossima, ciao ciao!